antimafia partecipata. Trapani ha risposto in tutte le sue componenti alle manifestazioni organizzate in memoria del giudice Ciaccio Montalto, ucciso 30 anni fa dalla mafia. Istruzioni per l'uso, bancari, assicuratori, magistrati e sindacalisti a confronto a Valderice per parlare di normative antiriciclaggio. La sorveglianza sanitaria al lavoro, se ne è parlato oggi a Sala Paruta nel corso di un convegno organizzato all'ASP di Trapani. L'ombra della luce, e questo è il titolo della mostra pittorica allestita nella Casa del Mutilato a Trapani, e quindi per lo Sport Weekend di Vela, oggi e domani a Marsala si tiene la 7ª edizione della Winter Cup organizzata dalla società Canottieri. Buongiorno e bentrovati. Dopo i titoli, come sempre, c'è la pubblicità. Tra 2 minuti qui in studio con tutte le notizie e tutti i servizi. Anche la domenica e lunedì mattina. Belli e Monelli, via Marsala 147, Trapani. Salve a tutti, sono Leo Ferrucci. Vi voglio ricordare che io il 2 febbraio sarò in concerto al Tito Marrone. Mi aspetto in tanti, sarà una bella serata. Mi auguro che accorrete in massa. Ciao a tutti da Leo Ferrucci. Ricordato ieri pomeriggio nell'aula bunker del Palazzo di Giustizia di Trapani il giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto. Vediamo. Il pomeriggio si è aperto con la visita nella casa del giudice ucciso 30 anni fa dalla mafia. Le manifestazioni in ricordo di Ciaccio Montalto si sono poi spostate nell'aula bunker del Palazzo di Giustizia di Trapani, affollata come non mai, con l'iniziativa Ferus, promossa da Libera e dall'Associazione Nazionale Magistrati. L'evento è stato ispirato alla parola latina Ferus nel doppio significato di orgoglioso e feroce. Un modo per evocare l'immagine del popolo siciliano, orgoglioso della propria opposizione alla ferocia della mafia. L'iniziativa è andata avanti per tutta la sera con una performance artistica, eventi musicali e momenti culturali. Le manifestazioni si sono aperte con l'intervento di diverse cariche istituzionali, ad iniziare dal presidente del Tribunale, De Simone. Tra le altre cose, il giudice Ciaccio Montalto è stato ricordato dall'avvocato Elio Esposito. Per l'occasione, a Palazzo di Giustizia c'erano tantissime persone, soprattutto giovani e studenti. Assieme alla società civile, anche la magistratura trapanese e i rappresentanti del mondo forense. Ai nostri microfoni abbiamo raccolto il ricordo del collega di Montalto, il giudice Francesco Garofalo, e dell'avvocato Nino Marino. Io quello che ricordo di Giacomo è certamente il suo impegno serio per la legalità, insomma, era un'attenzione morale. Allora era questo il leitmotiv che noi avevamo in un contesto che era certamente non migliore di quello da adesso, insomma, più o meno siamo sempre là purtroppo. Oggi lo si rappresenta anche nei ricordi come un uomo solo all'interno di questo tribunale. Ascolti, questa mi è sempre sembrata un po' una presa di posizione più mediatica che sostanziale, un po' perché il lavoro del magistrato inevitabilmente è connotato da una certa solitudine, nel senso siamo tutti più o meno soli nel momento della decisione, nel momento del lavoro. Come magistrato l'ho conosciuto più dall'esterno che dall'interno, ascoltandone qualche volta le arringhe e conoscendo il suo lavoro, e non ho nulla da aggiungere al giudizio che universalmente si dà sulla sua professionalità, sulla sua correttezza, e nonostante una voce corrente volgare, tutt'altro che un magistrato di assalto, seppe dare diverse volte manifestazioni della sua autonomia, chiedendo anche qualche volta assoluzioni in processi gravi. L'ho conosciuto più dall'esterno e tramite, devo dire, non tanto direttamente, tramite due amici che erano molto colti anche loro come lui, Valerio Veltroni, che allora fu segretario della Federazione Comunista Trapani, e Truccio Ciaravino. Ebbi qualche volta occasione di essere a casa sua, sia a Trapani che a Valderice, lo incontravo a casa di Ciaravino o di Veltroni, e anche lì nulla da aggiungere, grande cultore di musica, affabile e affabulato conversatore, insomma una persona per bene.
E restiamo in argomento di antimafia, perché questa mattina centinaia di studenti delle scuole di Trapani al Tito Marrone hanno assistito alla Mafia Normale, lo spettacolo teatrale di Marco Rizzo con la regia di Pier Vittorio Dimitri, che ci racconta la piaga della corruzione mafiosa in chiave anche grottesca. Vediamo. Il progetto La Mafia Normale parte dall'associazione Antiracket, che ormai da circa 6 mesi porta in giro lo spettacolo per tutto il territorio. Questa volta spettatori della pièce, gli studenti trapanesi che hanno gremito il Tito Marrone. Uno spettacolo molto gradevole, fino ad ora le tematiche le ho apprezzate molto, anche con come è stato posto lo spettacolo in questo modo, con le varie musiche. In platea tra gli ospiti il giornalista e scrittore Giacomo Di Girolamo, l'autore dello spettacolo Marco Rizzo, il regista Pier Vittorio Dimitri, Paolo Salerno dell'associazione Antiracket e il dottor Linares, funzionario della questura di Trapani. Sono rimasto veramente piacevolmente sorpreso intanto dalla bravura dei nostri artisti. Ho ricordato fra tutti Michele Morfino, un grandissimo protagonista del teatro trapanese, che ha saputo assieme a tutti gli altri, a Tiziana Ciotta e altri attori, dare degli esempi vividi di quello che è il fenomeno mafioso e di quello che è il fenomeno della corruttela mafiosa, di come la mafia sia pervasiva in interi pezzi della società, e soprattutto di aver dato una diapositiva anche con estremizzazioni, ma veramente riuscite, molto semplici e gradite dai ragazzi, che hanno anche suscitato, se vogliamo, ilarità, ma erano tremendamente vere, di tutto un fenomeno della corruzione del sistema delle imprese, degli appalti, del sistema della borghesia mafiosa che è avvenuto a Trapani in quest'ultimo decennio. Qualcuno ieri, anche all'evento Ferus, ha detto che sono questi grandi eventi. Ieri abbiamo avuto una grandissima partecipazione di giovani e di società civile e di adulti, le porte del tribunale erano aperte, ma anche ieri alla scuola Ciaccio Montalto ancora una volta tantissime persone, e anche oggi sono veramente 24 ore di un tour de force estremamente piacevole, dove non c'è un'antimafia parolaia, ma ci sono anche piacevoli interazioni fra teatro, forme di arte, forme di dibattito, che stanno coinvolgendo a vario livello il pubblico e tutta la società trapanese. Normativa antiriciclaggio, istruzioni per l'uso, il tema è questo, il tema del convegno che si è svolto questa mattina a Valverice. Obiettivo della manifestazione organizzata dalla FISAC CGL, sensibilizzare i lavoratori del credito e assicurazioni sull'importanza del rispetto delle normative antiriciclaggio. Noi abbiamo ascoltato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, Massimo Correo. La normativa antiriciclaggio funziona, come tutte le vicende umane ovviamente è perfettibile, ma quel che è importante è che oggi abbiamo avuto questo confronto con sostanzialmente il personale, gli impiegati di banca, che quotidianamente sono soggetti a dover affrontare alcune tematiche della normativa antiriciclaggio che non sono chiarissime, e come non sono chiarissime per loro possono essere poco chiare anche per gli operatori del diritto. Quindi più che una lectio magistralis o una relazione da parte mia e degli altri relatori, è stata e vuole essere un confronto operativo, un confronto sereno su quelle tematiche che quotidianamente affliggono proprio gli operatori del settore. Ecco, un ruolo importante nella lotta al riciclaggio ce l'hanno le banche nel segnalare le operazioni sospette, ma c'è questa forma di collaborazione da parte degli istituti di credito? C'è per due motivi: c'è perché c'è senso di responsabilità da parte degli operatori bancari, c'è perché il decreto legislativo del 2007, che ha recepito in Italia una direttiva comunitaria, una direttiva europea, ha imposto determinati binari, determinati comportamenti agli operatori del settore bancario proprio nel segnalare le operazioni sospette, che quindi possono essere sospette per la destinazione geografica delle operazioni stesse, per l'importo, per i soggetti che le pongono in essere, cioè ha dato tutta una serie di indicatori che se non vengono poste in essere queste segnalazioni possono dare origine anche a sanzioni di natura penale, oltre a sanzioni di natura disciplinare per il lavoratore stesso. Porto di Marsala, quali prospettive? Era questo l'unico punto all'ordine del giorno della seduta aperta del Consiglio Comunale di Marsala, una riunione molto partecipata sia dagli amministratori locali che dai cittadini. Una struttura, quella portuale di Marsala, per cui sono in divenire due distinti progetti di riqualificazione e messa in sicurezza, quello pubblico appoggiato dall'amministrazione Adamo e quello privato della MIR di Massimo Ombra, risultato vincitore dell'appalto dopo una lunga conferenza di servizi protrattasi per mesi e mesi a Marsala.
Allo stato attuale i due progetti sono stati definiti non incompatibili, ma sui lavori che non iniziano i marsalesi si interrogano senza interruzione per cercare di comprendere quale sia il problema che impedisca comune e privato di interagire per il bene della collettività. Al termine della seduta abbiamo ascoltato il presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano e il titolare della MIR Massimo Ombra. Nessuno può nascondere sicuramente lo stato di degrado che c'è oggi all'interno del porto, con delle banchine che sono parzialmente agibili, la grande maggioranza del porto quindi è inagibile, quindi con dei fondali che sono talmente bassi che rischiano addirittura a volte di bloccare le manovre anche di imbarcazioni di grossa tonnellata, e quindi vedere ora la possibilità magari con due interventi, uno pubblico e uno privato, di interventi concreti all'interno del porto. Qualcuno naturalmente inizia a dire: aspettate un attimo, dico, ma è possibile due tipi di interventi? Ma se l'uno cozza con l'altro e poi magari ci ritroviamo con un intervento privato che potrebbe essere teoricamente cantierabile, un intervento pubblico che potrebbe anche essere cantierabile, ma non abbiamo la certezza della cantierabilità, così come ogni volta si parla di interventi pubblici sicuramente passano diversi anni, decenni. E allora oggi il Consiglio Comunale voleva capire che cosa significa un progetto e che cosa significa l'altro progetto. Abbiamo visto che teoricamente i due progetti sono compatibili, non sono completamente incompatibili, quindi l'uno non esclude l'altro, ma di sicuro oggi il Consiglio Comunale vuole avere la certezza sicuramente che un intervento fattivo, concreto all'interno del porto ci sia. Il progetto pubblico è un progetto di messa in sicurezza, noi non abbiamo nulla in contrario che la messa in sicurezza venga fatta dalla parte pubblica, è chiaro che per noi quello che è importante è che questo progetto sia realmente fattibile, che quindi si trasformi in un'opera, perché ricordiamo che la messa in sicurezza per noi è propedeutica. Abbiamo fortissimi dubbi in merito alla fattibilità del progetto, per come è emerso anche dai recenti fatti di cronaca. Sembrerebbe il progetto basarsi su un fondale di Posidonia e quindi infattibile. Allora il nostro pungolo verso l'amministrazione è quello di lavorare verso un progetto che sia realmente fattibile, e saremo d'accordo con loro con la realizzazione della messa in sicurezza pubblica. E la seduta del Consiglio Comunale di Marsala dedicata al porto andrà in onda su Telesud sul canale 118 domani alle 14.30, mentre alle 20.35 poi la replicheremo sul canale 649 Telesud News. Ed ora spostiamo la nostra attenzione sulla politica, anzi sulle elezioni politiche del prossimo 24 e 25 febbraio. Guardiamoci l'info elettorale. Il leader di Rivoluzione Civile, Antonio Ingroia, ha presentato le liste della circoscrizione Sicilia 1, Camera e quella del Senato. Non sceglierò Sicilia 1 perché no, io posso essere candidato, c'è una causa di ineleggibilità, ma non posso essere, sono come dire ineleggibile in tutte le circoscrizioni tranne una, perché solo una la posso scegliere, quindi la Sicilia è una delle tante che non sceglierò. La priorità assoluta è legalità, lotta contro le mafie e contro la corruzione. In Sicilia in particolare un obiettivo ambizioso e rivoluzionario. Abbiamo per la prima volta un movimento politico che dice che la mafia la vuole eliminare, non la vuole soltanto contenere come tutti gli altri. Bisogna dire, e lo dico grazie a questi partiti che coraggiosamente si sono messi in gioco, hanno tolto i simboli, hanno aderito al movimento Rivoluzione Civile e si sono messi, come dire, ordinatamente in seconda fila rispetto a una prima fila tutta occupata dalla società civile. Domani mattina presso l'Auditorium Santa Cecilia di Marsala, a partire dalle 10.30, si terrà un incontro con tutti i candidati del PDL per Camera e Senato della Repubblica. Sarà presente tra gli altri anche il senatore Antonio D'Alì in lista al sesto posto per Palazzo Madama con il PDL. A causa di altri impegni è stata invece annullata la visita a Marsala del segretario nazionale del partito Angelino Alfano. Pamela Urrù, candidata al secondo posto nella lista al Senato per il PD, questa mattina ha incontrato gli operatori del porto di Trapani. Nel corso della riunione si è parlato delle prospettive dello scalo e dell'autorità portuale di sistema. La Urrù proseguirà il suo tour elettorale per tutto il weekend e domani pomeriggio sarà a Paceco per incontrare gli elettori. Per
ricordare. Ristorante Baglio Cantello, turismo rurale, a Paceco, in via Cantello 2. Supermercato Sigma Paceco Alimentari di Cafarelli, con orario continuato. Latte parzialmente scremato Brick Parmalat, litri 1 per 5 più 1 in omaggio, 4,39 euro. Passata in Brick Pomida, un litro, 59 centesimi. Detersivo piatti carboni attivi classico Sole, 79 centesimi. Fettine di maiale, 6,29 euro al chilogrammo. Pancetta di maiale, 4,90 euro al chilogrammo. Prosciutto crudo, salame ungherese, grana padano, 8,49 euro al chilogrammo. Salsiccia pasqualora al chilogrammo, prezzo speciale. Le isole Egadi sono isolate da giorni a causa del maltempo, così l'amministrazione Antinoro e Legambiente hanno lanciato un appello alle istituzioni rimarcando i disagi patiti dalla popolazione egadina. Inoltre il sindaco di Favignana ha preannunciato per martedì mattina una riunione a Palermo con l'Ancim Isole Minori, dove verrà chiesta una legge speciale. Mino Spezia ha sciolto la riserva, ufficializzando la sua candidatura a sindaco di Valderice, proposta avanzata nei giorni scorsi dalla direzione comunale del PD. Spezia si è detto anche pronto ad affrontare eventualmente le primarie di coalizioni. E continuiamo adesso a parlare di politica. Tra luci e ombre, l'azione di rilancio e rafforzamento del Partito Socialista messa in campo dall'onorevole Nino Oddo. Vediamo. L'elezione a deputato regionale dell'onorevole Nino Oddo ha dato l'opportunità a quest'ultimo, nelle funzioni anche di presidente provinciale, di ridare slancio all'azione politica del Partito Socialista, che in questi ultimi giorni sta dimostrando una certa capacità di attrazione e di espansione. Ne sono segnali la costituzione di gruppi autonomi in alcuni enti locali, quali ad esempio Marsala e Trapani, ed altre iniziative che il neodeputato sta mettendo in atto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che porteranno al voto per il rinnovo delle amministrazioni dei comuni di Paceco, Valderice, Custonaci, Favignana e Buseto. In quest'ottica, domenica prossima si inserisce la nascita di un circolo territoriale a Paceco, attorno al quale Oddo vorrebbe catalizzare le migliori energie socialiste del territorio, in primis Pietro Paesano, cui avrebbe intenzione di affidare la presidenza onoraria del circolo. Un gesto che, se apprezzato per un verso, non ha mancato di suscitare dall'altro qualche reazione nel diretto interessato e in alcuni amici a lui vicini, che avrebbero lamentato l'eccessiva autonomia con la quale Oddo agirebbe, ignorando il principio della collegialità. Da qui l'intenzione di Pietro Paesano di rifiutare l'eventuale nomina e di dissociarsi da qualsiasi iniziativa politica del neodeputato. E sarà inaugurata domani, domenica 27 alle 17.30 in via Principe Tommaso a Paceco, la sezione locale del Partito Socialista Italiano. Alla cerimonia d'apertura parteciperanno l'onorevole Nino Oddo, deputato questore all'Ars, e la segretaria provinciale Vita Barbera ed altri componenti della segreteria provinciale. Cambiamo argomento, la sorveglianza sanitaria in ambiente di lavoro, dalla valutazione dei rischi alla prevenzione delle malattie professionali. È stato questo il tema del convegno che si è tenuto questa mattina nell'aula consiliare di Sala Paruta. Sull'iniziativa organizzata dall'ASP di Trapani abbiamo ascoltato il procuratore della Repubblica del Tribunale di Marsala Alberto Di Pisa, il responsabile del progetto Nicolò Bucciardi, la dottoressa Lucia Isolani e Fabrizio De Nicola per l'azienda sanitaria trapanese. Vediamo. La sorveglianza sanitaria, che è oggetto del tema di questo convegno, è un tema di notevole rilevanza perché attiene alla salute del lavoratore, alla prevenzione dei rischi e delle malattie professionali. Questo convegno rappresenta certamente un'ottima occasione per parlare di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, uno splendido focus per ricordare a tutti gli operatori della prevenzione che fare prevenzione è possibile, è un elemento culturale di fondamentale importanza e che le malattie professionali oggi ci sono purtroppo in aumento, però si può fare molto per fare prevenzione, per ridurle. Nell'ambito dell'attività di prevenzione e nel piano straordinario stiamo attivando tutte quelle attività formative per poter fare in modo che noi organi di vigilanza, che siamo visti sempre come l'organo che fa le multe, di andare presso i lavoratori, i datori di lavoro, al fine di poter dire che non siamo solo quelli che vogliono sanzionare, ma bensì quello che vogliono tutelare il lavoratore e il datore di lavoro. E la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dei lavoratori è fondamentale per un paese civile, questo
questo convegno ne rappresenta una testimonianza importante. L'azienda che dirigo è fortemente impegnata in un'attività di prevenzione sulla sicurezza a tutto tondo nei confronti di tutte le imprese che sono sul territorio. Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati nell'ultimo triennio con un incremento notevole dei sopralluoghi che sono necessari per attività di vigilanza che viene fatta in settore edilizio, nel settore agricolo, nel settore delle malattie professionali. Patrizia Montalbano, ingegnere di 33 anni di Campobello di Mazara, nella puntata di ieri sera di Affari Tuoi, il noto programma televisivo di Rai 1 condotto da Max Giusti, ha vinto 500.000 euro in gettoni d'oro, praticamente il massimo consentito. Alla brava e fortunata concorrente, complimenti. Ed ora cambiamo argomento. L'Istituto Calvino di Trapani si è tenuta una giornata dedicata all'orientamento scolastico rivolto alle famiglie che si apprestano ad iscrivere i loro figli alle scuole superiori. Nel corso dell'iniziativa gli insegnanti hanno illustrato le offerte formative dell'Istituto. L'Istituto Tecnico Commerciale Salvatore Calvino oggi ha organizzato una giornata di Open Day dal titolo Conoscere per orientarsi. Molti genitori hanno partecipato a questa giornata di informazione soprattutto per la difficoltà che presentano alcuni genitori per l'iscrizione online che ormai da quest'anno si effettua. Il nostro istituto è un istituto storico, è un istituto che sa coniugare benissimo la tecnologia più avanzata con quello che sono le tradizioni e quello che è la cultura. Ci fa piacere comunicare con i genitori, avere un contatto con loro e poter parlare della nostra offerta formativa che è sempre più ampia e sempre più risponde alle esigenze del territorio. Per la prima volta Solaris ospita nella sua sede al secondo piano della Casa del Mutilato, storico edificio nel centro storico di Trapani, la mostra di arte contemporanea L'ombra della luce delle due artiste Lilian Russo e Giovanna Minagro. La mostra sarà inaugurata questo pomeriggio alle 19 e rimarrà aperta tutti i giorni dalle 18 alle 21 fino al prossimo 3 febbraio. Sull'iniziativa noi abbiamo ascoltato Miriam Russo. Vediamo. Si pensa di dare una cadenza mensile, di organizzare altri eventi legati all'arte contemporanea, quindi non solo pittori, ma probabilmente inviteremo anche dei performer, dei videoartisti, insomma cercheremo di un po' di dare una totalità alla ricerca dell'arte. Oggi sei presente con questa mostra che si inaugura proprio sabato e sarà in scena fino all'alta domenica con 14 lavori, un po' di tecnica mista, abbiamo visto acquerelle, abbiamo visto chine. Sì, ho pensato di presentare lavori su carta, a differenza di altre volte che avevo presentato le tele molto grandi, a volte anche scenografiche, mentre nelle mostre precedenti mi muovevo su dimensioni come 2 metri, anche avevo presentato le tele di 4 metri, questa estate a Favignana. Questa edizione ho pensato di invitare Giovanna Minagro a presentare lei delle tele ad olio, quindi già delle dimensioni considerevoli, mentre ho voluto dare più risalto al dettaglio e quindi ho lavorato su formati piccoli con materiali anche fragili, quali possono essere la carta, utilizzando tecniche delicate, quali possono essere l'acquarello o la china. Domani pomeriggio alle 17 al Teatro Gebel Ahmed di Erice, cioè in occasione del Giorno della Memoria, andrà in scena una rappresentazione teatrale per ricordare le vittime della Shoah. Noi sull'iniziativa abbiamo ascoltato la presidente dell'associazione Origami, Katia Oddo, e l'attrice Yolanda Piazza. Vediamo. L'associazione Origami di cui io sono presidente e l'associazione Saman hanno subito sposato questa iniziativa di Yolanda Piazza, anche perché il 27 gennaio non è la giornata della memoria solo perché lo dice la legge italiana, ma perché è impossibile non ricordare questo massacro e quindi questi milioni di persone che sono morti per una follia umana. Quindi Yolanda, questa bellissima idea artistica, diciamo, di Yolanda, noi l'abbiamo subito approvata e quindi abbiamo prodotto questa sua iniziativa. Stavaz, che è il titolo del nostro recital, che in polacco significa alzarsi ed era il termine con il quale venivano svegliati la mattina gli ebrei, insomma i prigionieri.
Yolanda Piazza, regista, attrice, ideatrice di questo spettacolo, cosa racconti? Allora, noi faremo una lettura molto interpretata da Yossel Rakover si rivolge a Dio di Kolitz, che era un ebreo lituano, e poi degli stralci dalla scelta di Sophie di William Styron. Il tutto con dei canti giddish interpretati da Giorgia Lacommare e con i maestri Fabio Gandolfo e Vito Vultaggio in scena, in più la piccola Giorgia di Malta e il piccolo Samuele Genovese. Lunedì alle 9 alla Sala Perrera, in occasione della giornata della memoria, si terrà un momento commemorativo sullo sterminio e sulle persecuzioni subite dal popolo ebraico durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel corso della manifestazione, tra le altre cose, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Ciaccio Montalto leggeranno alcuni brani rievocativi. Ed ora veniamo agli appuntamenti su Telesud. Alle 19.40 vi ricordo il magazine, alle 20.30 la seconda puntata di Mondo Donna, la rubrica cura di Angela Cangemi, che verrà poi replicata domani alle 12.30 e sempre domani alle 14.30 trasmetteremo integralmente il Consiglio Comunale di Marsala della seduta circa la seduta di ieri, tutta dedicata appunto alla questione del porto. La riunione del consesso verrà poi replicata sempre domani sera alle 20.35 però sul canale 649 Telesud News, e rimanendo sul nostro secondo canale, domani mattina a partire dalle 8.30 replicheremo tutte le partite di calcio, calcio femminile, pallavolo e basket trasmesse nel corso della settimana. Questa era anche l'ultima notizia, io vi lascio la pagina dello sport e vi auguro un buon weekend. Si ferma il campionato di prima divisione, ma non il Trapani Calcio, che continua gli allenamenti da capolista in vista della prossima gara contro la Virtus Entella. Una gara che sarà certamente un viatico importante per gli uomini di Boscaglia. Si ferma dunque il campionato e si approfitta della sosta per recuperare tre gare che non si erano disputate per maltempo. Eccole: San Marino farà il Pisagolo, Mezzane Tritium e Reggiana Cuneo. Capitolo mercato, si allontana sempre più da Trapani Luca Ficarrotta, mentre prende campo l'ipotesi Emmanuel Sani, ma questa resta ancora una voce. E adesso andiamo a vedere il quadro della 20ª giornata del campionato di eccellenza. Agraras Raffadali, Alcamo Camarat, Folgore San Cataldese, Leonfortese Bagheria, Marsala Campofranco, Monreale Mazzara, San Giovanni Gemini Parmonval, Valderice, Rivera Marmi. Quest'ultima gara si giocherà domani, regolarmente, a porte aperte, a partire dalle 14.30 al campo Misericordia di Valderice. Noi ci andremo. La partita sarà trasmessa la prossima settimana sul canale 649. Per la 20ª giornata di promozione si giocano invece le seguenti gare: Aragona Pro Favara, Campobello di Mazzara Dattilo, che si giocherà oggi alle 14 a Novaccara di Mazzara, Cianciana Sciacca, Mussomeli Carini, Salini Corleone, Serra di Falco Strasatti, Piana Partini Caudace, Terrasini Canicattì. Questo invece è il quadro della 18ª giornata del campionato di prima categoria: Atletico Erice Favignana, Calatafimi Stella d'Oriente, Don Orione Fulgatore, Iatina Castellammare, Lampedusa Isola delle Femmine, Paceco Borgata Terranove, Sparta Palermo, Bonagia. Scendiamo in seconda categoria e andiamo a vedere quali gare si disputeranno nel 16° turno: Ezio Roma Avvenire, Monte Lepre Juvenilia, Libertas Marsala Trinacria, Mondelliana Terrasini, Pallavicino Petrosino, Promazzara Trappeto. E chiudiamo con la terza categoria, che è giunta alla 14ª giornata: Belice Gibellina, Buseto Favignana, Custonaci Sporting RCB, Le Due Torri Bonagia Paolini Marsala, Libertas Trapani Val di Mazzara, Nova Sportiva del Golfo Ligni Trapani, Virtus Trapani Petrosino Marsala, Riposa e Nicola Gervasi Guarrato. Kia, l'unica che ti offre una qualità garantita 7 anni, presenta nuova Kia Ceed Sports Wagon, con volante multifunzione, 6 airbag, ESP, radio CD con Total Connectivity System e clima. Nuova Kia Ceed Sports Wagon, live more life. Scoprila nelle concessionarie Kia. Automondo, unica concessionaria Trapani Kia Motors. Tre modi per stare bene: ginnastica posturale, fitness, ballo. Palestra Gym Fit, via Virgilio, Trapani. Basket: questa mattina si è tenuta l'ultima seduta d'allenamento per la Pallacanestro Trapani, in preparazione alla gara di domani che si giocherà a Scauri. Non ci sarà Davide Virgilio, mentre sarà tra convocati Gennaro Valentino.
Per questa gara lo staff tecnico ha deciso di convocare nei 10 Giorgio Costadura al posto di Giorgio Gentile. Ascoltiamo la presentazione della gara a cura di Luca Janes. L'idea è quella di andare a vincere contro una squadra che comunque ha fatto un buon giro d'andata per confermare il nostro buon momento, per portare a casa due punti in trasferta che per noi possono essere molto importanti. Te lo dico spesso, ma è la verità, sei un vecchio lupo dei parquet ormai, manca il capitano, più si va avanti più probabilmente è difficile vincere fuori casa perché ognuno sta molto attento sul proprio parquet. Cos'è il momento di tirar fuori, che cosa questa squadra deve dare in più in questo momento? In momenti di difficoltà, insomma, cerca di dare sempre qualcosa, ognuno qualcosa di più. Adesso siamo in un momento di difficoltà perché sicuramente Davide non sarà alla partita, quindi insomma ognuno di noi deve cercare di dare qualcosa di più per portare a casa dei punti, per superare questa mancanza per noi molto importante. Ecco il quadro delle gare della 18ª giornata: Stella Azzurra a Roma Agropoli, Martina Rieti, Roseto Fondi, Scauri Trapani, Bari Monteroni, Francavilla Bernalda, Gaeta Bisceglie, Pescara Ostuni. In DNC la Pallacanestro Marsala ospiterà il Palamedi Power Paternò, mentre il Basket Mazara giocherà contro la seconda in classifica Nova Aquila Palermo. Il Basket Pacheco ospiterà FP Sport, mentre giocherà in casa anche la Virtus Trapani contro la capolista Cefalù alle 18.30 al Palavirtus. Sicuramente una sfida da non perdere. La Virtus Alcamo osserverà invece un turno di riposo. Passiamo alla pallavolo: i campionati di Serie A2 femminile e B2 maschile osserveranno un turno di riposo. In Serie C femminile ecco le gare delle trapanesi: Futura Ericina, Ericentello, Afesis Divani, Pasta Prime Luci Castelvetrano Altofonte, Sicania, Farmacia Caronna. In Serie C maschile Partanna e Nino Castiglione Erice affrontano Termini e Terrasini, mentre SP Auto Mazara gioca in trasferta contro Hobby Volley. Per chiudere, in Serie D femminile Azzurra Pacheco gioca in trasferta contro Castelvetrano. Chiudiamo la pagina dello sport con la vela. Inizia oggi la Marsala Winter Cup, giunta alla sua 7ª edizione. Si tratta di un evento velico riservato alla classe Optimist, organizzato dalla società Canottieri Marsala. Vediamo il servizio di Diana Cardinale. Con Gaetano Marano per parlare della 7ª edizione della Marsala Winter Cup, un'edizione particolarmente importante, di alto livello tecnico, così ci è stato comunicato, che prende il via sabato e si conclude domenica. Cosa succederà? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti quanti. Pensiamo che questa manifestazione, che è ormai giunta alla sua 7ª edizione, sia di assoluto livello tecnico, in considerazione pure del fatto che parteciperanno gli atleti del GAN, del gruppo agonistico nazionale, che a partire da domani, il giorno 24, saranno qui per un raduno collegiale di preparazione alle prossime Olimpiadi, campionati mondiali, alla presenza di istruttori federali, di rilievo e di tecnici particolarmente qualificati. Le nostre aspettative sono che per quest'anno, che si tratta appunto di una manifestazione di indubbio valore, perché saranno presenti oltre 150 imbarcazioni provenienti da tutta Italia, per cui lascio un po' immaginare lo sforzo organizzativo da un punto di vista logistico per far sì appunto che tutto possa riuscire nel migliore dei modi. E prima di chiudere davvero, ricordiamo che lunedì inizia ufficialmente la programmazione del canale 649. Da lunedì troverete dunque un telegiornale ogni giorno alle 20, oltre alla trasmissione condotta da Fabio Tartamella, che si chiamerà I Signori dello Sport.